Livello 4, caricato, togliamo la pausa. Proseguiamo. Una buona giornata a tutti, eh. Vedere ATP. Oh, mamma mia. Che casino di livello è questo? Questi sparano, eh. Tutti quei robot qua sparano. Ed è un gran casino. Ed è un gran casino. Io blocco un attimo tutto il sistema qui perché altrimenti. Perché è pieno di codici. Ho preso tutto. E conviene far così anche perché. No! Ma sono uno stronzo, sono uno stronzo, ce l'avevo fatta perfettamente. Questo vengo dall'altra parte, riprendo easy quelli lì. Mi è rimasto premuto il bottone, porco diavolo. Allora, qui. Oh! Qui una chicca di level design, eh! Una chicca di level design, ma lo vediamo dopo. Proseguiamo. Andiamo avanti. Oh, che bello. Questo cos'è? La torre dell'arredamento. La torre dell'arredamento. Te ti uccido subito. Brutto maledetto appena arrivo dal computer. Mi si gira, guarda, ma però non torna indietro, eh. Sono imprevedibili, quindi non bisogna fidarsi. Più di tanto, no, solo quando arriva in fondo che si gira che viene a fuoco. Guarda, adesso impazzisce. Maledetti che sono. Ma te mi stai sulle palle. Quindi. Quindi se mi stai sulle palle devi fare così. Ok. Uno in meno. Siamo a livelli un po' più easy, un po' più tranquilli. Speriamo che non mi rompi le palle con i codici. Che mi dia subito tutti al volo. Tu vieni su che poi ti lascio qui al tuo destino. C'è il robot lì che sparerà. Chi lo sa? Speriamo di no. Spara, sì. Spara e come? Spara e come? Allora, andiamo su. Una bombettina, eh. Bombettina, ma anche quello lì sparerà? Chi lo sa. Voglio lasciare qui una bombettina se riesco. Ma perché non mi prende? Ah, ecco. Ho fatto una cazzata perché. Se adesso quel coglione lì non viene più giù. Sì, viene giù. Ma questo impazzisce. Questo è impazzito e si è spostato proprio sopra. Quindi faccio così. No, cazzo, no. Però ho preso quasi tutto, eh. Poi ci sta una morte, dai. Bene. Proseguiamo. Quarto livello siamo a metà, eh. Siamo più o meno a metà qui. Questo va fatto dal di là. Meglio. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Mamma mia. Livelli visti e rivisti milioni di volte per quel che mi riguarda, ma sono sempre una bella sfida, eh. Possible Mission è sempre una bella sfida, un gioco straordinario. Assolutamente uno dei miei preferiti, insieme a quelli già citati tante volte, ma prendila. Oh, non l'ha presa, madonni. Ora devo prenderla da qua per forza perché sennò poi è un casino. Ma il resto, se riuscivo a prendere anche il divanetto, no, ma vado di là. Vado di là che mi compri come non la vita. Quindi andiamo a vedere l'ultima in cima. Oh. Stanza. Torre degli elettrodomestici qui, eh. Torre elettrodomestici, questo mi dispiace, ma tu muori. Sfruttiamole, sfruttiamole quelle cose qua che ne abbiamo bizzeffe di bombe e non bombe. Corri te, corri te. Vuoi morire anche te? Ti accontento? Guarda che bastardo! Vabbè, perché mi vede e prende paura, eh.
Ah, che torno indietro dalla bomba, che maledetta. Che maledetto, torna sempre indietro, eh. Furbo, furbo il robottino. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere qua, datemi i codici così almeno non devo più tornare. Perfetto. Oh, guarda che qua c'è cascato la fine. La fine c'è cascato. Ottimo, ripulite anche questo. Quindi mi conviene andare di qua di là, non mi ricordo più. Vediamo com'è. Vediamo se è un livello easy questo. Qual è il codice che c'è? Allora, 9 ce l'ho, 4 ce l'ho. Wow! Ce li ho già tutti e tre a sto giro. Oh, così deve andare. Qua risparmio un sacco di tempo. Adesso vi faccio vedere una chicca. Vi faccio vedere una chicca. Non so neanch'io se prenderli quei. Se mi viene la voglia di prenderli perché mi danno oggetti che potrebbero essermi utili. Poi, Però poi si rischia di perdere un sacco di vite. Alla fine mi dà solo codici inutili. Ci ho già tutti, niente, niente. E qua è praticamente livelli inutili. No, non rischio. Tanto oggetti ne ho. Però mi manca ovviamente la traccia musicale, che è quella. Non posso non prenderla. Anche questo è bello da fare di livello. Devo andare da di là però. Visto che ho fatto presto. No, prima voglio fare una cosa. Allora, prendo una bomba. Voglio farvi vedere una cosa. Prendo una bombetta. Poi. Non era quel livello della cassaforte. Eccola qua, vedete qua? Che stranezza che c'è quell'ascensore che collega fino qua in cima. Ci sia qualcosa, eh? C'è probabilmente qualcosa da fare. Io metto una bombetta qui, proprio esattamente al centro. Apro un varco. Vi spiego subito che se entriamo in quel livello qua dall'altra parte e veniamo giù di sotto, non c'è modo senza morire di risalire, se non facendo così. Bellissimo. Adesso vado a prendere ovviamente la traccia musicale. Bellissimo. Possible Mission 2, veramente qualcosa di epicissimo, ragazzi miei. Traccia musicale che ovviamente sfrutterò. Ho preso ancora un coso che blocca il robot. Ma perché devo rischiare a prendere questo? No, non rischio a prendere questo. Vaffanculo, tanto c'ho già tutti i codici, quindi blocchiamo tutto. Quindi prendiamo la bomba, mettiamo la bomba, aspettiamo che esploda e ci rubiamo il nostro nostri piani, nostra cassetta segreta, i nostri piani segreti dell'Elvin. Prendiamo anche questo perché sono ingordo e giustamente vengo punito con la morte perché sono stato ingordo, ma basta, vaffanculo. Non perdiamo tempo inutilmente. Guardiamo se ho quattro tracce diverse. Perfettissimo. Sicuro al 100% che tutte queste quattro qua sono diverse, quindi ottimo. Perfetto. Questa volta ne ho fatto prima, il livello è stato più magnanimo. E bene così. Facciamo puntate brevi così, sono, magari pubblicherò rapidamente. Ancora chiuso il cancello perché devo finire di. Allora, 9, 4 e l'altro è questo. Perfettissimo! Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo avanti, ci sentiamo alla prossima, è stato un piacere. Ciao! Oh, adesso devo ancora decidere, messo in pausa, se unire questi due
episodi, cioè quello, oppure separarli, dipende tutto da quanto dura, dipende tutto da quanto dura questo. Quindi questa è una buona giornata. Mi dimentico di dirvi, perché sto facendo la run completa, mi dimentico di dirvi una buona giornata a tutti. Ma è stronzone. Perché guardi indietro e non mi attacchi? Perché guardi indietro e non mi attacchi? Attaccami che sono qua. Ti sto aspettando. Ma quanto sono belle quelle bombettine qua. Quanto sono belli quei livelli qua. Quanto mi piace. Mamma mia, non facciamo cazzate. Sto stronzo, ma ho mandato a puttane mezza cosa qua. Diciamo che non siano stati codici importanti, perché altrimenti ci arrabbiamo. Allora, a me mi piacerebbe andare, anzi no, facciamolo così, questo lo elimino perché secondo me prima o poi mi rompe i coglioni. Quindi tanto ne ho un casino di quelle bombe qua, voglio dire. Mi spiace per lui, ma uno che mi segue sempre. Ah, mi spara pure, eh. Vai, mori, vieni avanti, mori. Ah, su. Passettino alla volta. Quindi ne prendo un'altra. Quell'ascensore lì non lo uso, quel tipo lì. No. Allora, ne prendo un'altra, ma c'è il computer qui, lo prendo da qua. Vai in culo te. Quello lì che spara potrebbe essere un pericolo. Potrebbe. Possiamo allontanare lui. Questo per me mi fulmina, eh. Se io entro dal di là, questo me lo semplifico una cifra, eh. Vorrei dire, ma se hanno una bomba quel coglione qua. Ok, prendendo in tutta facilità, ho ancora più 10 minuti, sempre comodo. Ok, perfetto, prima stanza andata, seconda stanza, vediamo cosa ci aspetta. Questa entro dal di là, che è meno complessa. Terza stanza. Oh, eccola qua. Questo è un casino. Lasciamo indietro un attimo. Questo è un casino. È quella della cassaforte, oltretutto. Questo invece facciamo razzia fin dove possiamo. Ok. Vedete quante cose che ti danno dopo la fine. Ok, quindi, oh, far cazzate. No, perché fa quelle cazzate qua? Livello facile anche questo. Fa cazzate. Preso tutto? Sì. Preso tutto. Quindi vediamo come siamo messi. Beh, ho appena cominciato. Non ne ho neanche uno. Sono un sacco di codici inutili. Questo invece è un casino di livello. Posso andare anche su? Sì. Andare anche su, allora prendiamo tutto. Quello mi segue. Probabilmente mi spara. Infatti. Oh, vai in culo te. E lì, non rompere le palle. Questi mi seguono. Tutti che mi seguono. E allora noi faremo in modo di farci seguire meno. Meglio far giù buchi dappertutto. Perfetto. Adoro fare buchi dappertutto.
Quindi no. Prendiamo un'altra che va sempre bene. Quel coglione lì, l'unico sito sono tutte dall'alto, quindi devo per forza avere l'ascensore con me. No! È un casino. Posso sempre uscire da lì. Qui ho fatto una cazzata, enorme. Lasciamolo perdere un attimo questo, vediamo se non sono, se non sono proprio obbligato di... Anzi, facciamo una cosa, che tanto ne ho bizzeffe di sto cosa adesso. Non ti resta lì a tenerle a mano. Per perdere vite e starle a impazzire. Prendiamoli, che infatti erano tutti i codici oltretutto. Ok. Anche questo, magari è l'ultimo codice che mi manca, perfetto. E così siamo a posto. Non ci resta lì a tenere la mano cose. Questo ce l'ho, questo non ce l'ho, e nemmeno questo. Almeno uno l'abbiamo recuperato. Quindi vediamo che questi, questo è un altro complicato di livello. Adesso sono stato su un crash sensore. Porcaccia la miseria. Devo venire giù con l'ascensore, però sennò... Tu stai qua, serve a me questo. Ok. Ok. Sicuramente i codici che mi serviranno saranno nei punti più impensabili, eh. Codici ne ho presi parecchi. Voglio controllare. Sempre meglio controllare perché è inutile. Infatti ho preso questo. Mi manca solo questo. Mi manca solo quello verde, quindi cominciamo a toglierci i dubbi. Ok, cominciamo a toglierci i dubbi. Mi ha dato un coso che blocca il robot. Codice verde l'ho preso, vaffanculo che mi ha preso anche lui però. Però l'ho preso. Vediamo se era lui. Non era lui, perché era un 2. E non è lui. Questo è uno di quei livelli dove bisogna prendere tutto. E... Perché altrimenti il codice non te lo dà. Allora, questo simpatico livello... È un casino. Lo lasciamo per ultimo, che è quello della cassaforte, per andare a vedere. Magari sono anche lì i codici, eh. No, c'è ancora un sacco di roba qui. Prendiamola tutta. Codice verde ho preso. Madonna, sto così. Ok. Due codici verdi ho preso, eh. Questi qua, mamma mia, si rompono le palle. Tre codici verdi. Cazzo, ce l'avrò. Ce l'avrò. Se ce l'ho, sono fortunato perché... Perché sì. Vediamo. Ok, codice ce l'ho. Codice ce l'ho. Zero. Perfetto. Mi manca la traccettina audio che adesso devo vedere dov'era perché devo fare una escamotage per prenderla questa qua. Devo fare una cosa del genere.
per non complicarmi troppo la vita. Devo andare dall'altra parte. A costo di sacrificare una vita, però. Però ci sta. Costo di sacrificare una vita, andiamo. Dove sono andato? Dove era era questo? Sperando che sia ancora una traccia diversa. No, allora qua il computer che mi va bene. Voglio essere sicuro dov'è la stanza del. Ecco, è questa qua, perfetto. La stanza della cassaforte. Se io faccio una roba del genere, se io vado anche in un altro livello, prendo il blocca robot. Poi prendo una bomba, ok, lui tiene bloccato il robot anche se mi sposto di livello, quindi questa cosa mi è utile, anche se in teoria io dovrei salire su quella piattaforma lì, farla scendere del tutto per non morire, ma vaffanculo, non ce la voglio dire. Bene, ho preso anche questo livello è finito. Ci manca solo di controllare se è diversa la traccia. Questa mi sembra che c'è già. Eh sì, che c'è già. L'ultima? Avete sentito che c'è già? Quindi. Sì, io devo fermarla a 100. Per sovrascrivere la traccia doppia. E questa è la menata. Perché altrimenti sono fottuto. Quindi lui mi riscriverà la traccia su quella doppia che abbiamo. E questa era una traccia doppia. Peccato, ma è difficile che te le dia subito tutte giuste, stronzo il gioco. Quindi noi la cancelliamo e la prendiamo la prossima volta. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima, ciao!